Credo che il 5 maggio è il giorno che si decide quale nome dare alle partite o alla fase finale. E se il 5 maggio tutte le responsabilità saranno le mie, da una parte e dall'altra. E io me le assumo tutte in pieno perché ho a disposizione tutto quello che serve per poter raggiungere il traguardo prefissato. Ribadisco la volontà e la grande forza d'animo che regna in noi per poter raggiungere il 5 maggio, no, oggi, il risultato prefissato. È entrato come mister squadra per un malanno di leva e quindi credo che sia giusto, voglio dire, non ha fatto male, anzi ha fatto bene. Quindi credo che adesso facciamo le dovute, come sempre, considerazioni a mente serena nel post rifinitura e nel pregara, e credo comunque che c'è un orientamento ben chiaro. E adesso è difficile oggi stabilire se la gara di domani sarà la stessa con la Ferrarpi. Spero che il risultato non sia lo stesso intanto. E credo che ce la siamo giocata sia in casa sia fuori con tutti. E poi magari delle volte abbiamo fatto delle gare di più intense e altre volte meno intense. Un po' per caratteristiche, un po' perché abbiamo provato a giocare su tutti i campi. Comunque, anche dai dati statistici della partita, noi non abbiamo fatto una grande gara martedì, ma non credo che Fano abbia fatto una gara in termini statistici così superiore a noi. Anzi, l'unico tiro nello specchio della porta è stato il gol, anche se ha avuto altre due palle importanti, sempre su punizione. È stata una partita molto bloccata e dove forse noi siamo mancati un po' in atteggiamento, ma o forse loro sono stati superiori a noi in atteggiamento. E questa è una cosa che mi dispiace, però dobbiamo guardare al futuro con serenità.